Salve a tutti, un caloroso ringraziamento al mio amico Totò Albamonte per essere sempre presente nel testimoniare e disseminare le esperienze virtuose, ancora oggi una bellissima esperienza virtuosa. Quello che andiamo a proporre oggi è la possibilità di formazione, della possibilità di formazione sul digitale e su come fare commercio in digitale e quindi una nuova forma di attività commerciale che non è più fisica ma è da remoto e copre l'intero globo, quindi superando i limiti dello spazio e del tempo, è un'attività formativa organizza il cui titolo è Gilda, è organizzata dall'ITS Academy, volta dalla Fondazione Flora, da Gild 42, è rivolta a giovani donne tra i 18 e i 50 anni. Quindi, giovani donne, tra i 18 e i 50 anni, iscrivetevi perché è una grossa opportunità per imparare a costruire un'attività commerciale da remoto, che è il futuro, ci proiettiamo nel futuro. È un'attività in cui io credo, perché è un altro tassello delle pari opportunità, nell'emancipazione della donna, nel processo di emancipazione della donna, ed è un grosso tassello, una grossa opportunità verso quella formazione di un ceto di imprenditrici al femminile, dunque, in uno spazio che è stato tradizionalmente maschile. Oggi qui ci sono sia gli esperti del progetto che prende il nome di Gilda e che adesso a cui io passo la parola, ma c'è anche la FIDAPA di Termini Imerese impegnata in questo lavoro di inserimento, di valorizzazione dei talenti al femminile, impegnata pragmaticamente. E quindi passo la parola, sarà intervistata la sua presidentessa, la dottoressa Giummarra. A questo punto mi taccio perché occuperei troppo spazio, però una cosa vorrei dirla, che non c'entra niente, apro una parentesi, me la consentite? È una parentesi. L'Istituto Stenio nell'anno scolastico 24-25 offre il liceo linguistico, quindi chiunque si voglia iscrivere al liceo linguistico, accorrete, venite, siete i benvenuti. C'è il liceo linguistico a Termini, c'è il liceo linguistico allo Stenio, vi aspettiamo numerosi nel rispetto delle libertà di scelta delle famiglie e dei talenti variegati di ciascuno. Grazie e un abbraccio a tutti. Buongiorno, oggi ci troviamo qui all'Istituto Stenio di Termini Imerese, sono stata invitata dall'associazione Gilda a prendere parte di questa iniziativa rivolta alle giovani donne, sono stata invitata nella qualità di rappresentante di un'associazione femminile, appunto la FIDAPA, è la FIDAPA costituita da donne prevalentemente professioniste che promuovono attività sociali e culturali. Oggi parliamo proprio di professioni al femminile, parliamo di professioni al femminile puntando su un aspetto che deve essere valorizzato per ridurre le disuguaglianze di genere e parliamo in particolare della digitalizzazione, quale opportunità per appunto favorire l'ingresso e l'inclusione delle donne, delle giovani donne nel mondo del lavoro. È un aspetto fondamentale
fondamentale da considerare anche la formazione, la qualificazione e la riqualificazione delle donne, proprio per diciamo incentivare, ecco, le donne a inserirsi nel mondo del lavoro, nel mondo dell'imprenditoria. E quindi invitiamo le donne, le giovani donne, alla qualificazione, alla riqualificazione, continuare sempre a studiare oltre la scuola, oltre l'università, per sapersi distinguere, per saper essere, saper fare, conoscere, perché appunto questo è un punto di forza in un mercato del lavoro e in una società in drastico mutamento. Buongiorno, sono Giorgia Petrotta, sono coordinatrice del progetto Gilda, quindi siamo qui oggi all'Ostenio per parlare del nostro progetto, un progetto che è stato selezionato dal Fondo per la Repubblica Digitale e promosso dal partenariato tra ITS Academy Alessandro Volta di Palermo Nuove Tecnologie per la Vita, in partenariato con Fondazione Cora e Gils 42, e supportato in partenariato dall'Agenzia per il Lavoro Linea della Palme e Confindustria Sicilia. Parliamo di Gilda. Che cos'è Gilda? Gilda è un progetto formativo il cui payoff è valorizzare le donne siciliane una alla volta, valorizzare le donne. Come farlo? Fornendo loro delle competenze professionalizzanti in ambito digitale. Infatti lo scopo del progetto è quello di superare il divario, il divario digitale delle competenze e creare dei talenti femminili specificatamente nel mondo del e-commerce, quindi della vendita digitale, del digital marketing e del fundraising. Fondamentalmente faremo quindi tre percorsi formativi: formazione online, asincrona e sincrona, alternata a botteghe virtuali in cui verranno sviluppati dei project work digitali. Punteremo, il nostro obiettivo è raggiungere almeno 120 donne siciliane, essenzialmente delle province di Palermo e delle aree più interne della provincia di Palermo, e inserirne nel mercato del lavoro almeno 75. Importante, una cosa che vi segnalo è che Gilda si sta relazionando anche con il sistema economico siciliano, quindi questo grazie a Confindustria Sicilia. Stiamo attivando delle relazioni con delle aziende locali, sono i nostri mecenati che ci daranno delle indicazioni precise su quello che serve nel mercato del lavoro per creare dei programmi formativi e delle competenze specifiche che assicurano l'inserimento nel mondo del lavoro delle ragazze, delle donne che verranno formate. Le donne selezionate dovranno avere un'età compresa da 18 e 50 anni ed essere residenti o domiciliate in Sicilia. Abbiamo un sito www.gilda-digital.it che vi invito a visitare per avere delle informazioni più dettagliate sul progetto.